Benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. You can play, seek and hide. You can do what is right. In a heart that is dark, there is nothing to find. Let me ask you again, who invented that game? Do you have to be in, or you just wanna be the same? Oggi, puntata numero 11 del nostro viaggio, la 33esima delle WSOP 2013, vi parleremo del Ladies Event con la favolosa Tatiana Pašalić. Di come perdere un brutto colpo ad un passo dal tavolo finale possa mandarti in tilt. Di cosa significhi railbirdare e del perché sia utile farlo. Ma subito, copertina dedicata ad uno dei nostri spunti letterari. Partiamo dal Signore degli Anelli, pietra miliare del genere fantasy nata dalla penna di J.R.R. Tolkien. Trasponiamola a Las Vegas e parliamo allora di Casinò degli Anelli. Non sapevate ne esistesse uno? Onestamente nemmeno io. Andiamo a scoprire qual è in questa puntata di Maxima Vegas. L'Arras è il gruppo che è proprietario delle World Series of Poker, anche se poi sono marchi separati. Però è anche uno dei casinò locali, molto vecchio, ma qualche anno fa fecero un circuito delle World Series of Poker e è stato il posto dove io ho vinto uno dei miei due anelli. Per chi non lo sapesse, ci sono anche gli anelli delle World Series of Poker. Questi vengono dati nei circuiti durante l'anno, cioè le World Series of Poker sono una volta all'anno qua a Vegas. Invece il circuito va avanti tutto l'anno in diverse località americane. Una di queste località è stata l'Arras di Las Vegas e lì sono contento di aver battuto forse il pro che stimo di più, Michael Mizrachi. Dopo una zap di 4 ore sono riuscito a vincere il mio secondo anello, perché il primo l'avevo vinto ad Atlantic City, e quindi comunque un anello che mi ha dato molta soddisfazione proprio perché di aver battuto il pro che stimo di più. Da quest'anno alle World Series of Poker il Ladies Event è andato in scena con una formula nuova. Buy-in ufficiale $10,000 con sconto a soli $1,000 per tutte le giocatrici di sesso femminile. Il motivo di questa strana scelta? È presto detto. Tutti gli anni qualche uomo decideva di iscriversi provocatoriamente ad un evento a cui, a loro modo di vedere, l'organizzazione non aveva diritto legale di escluderli per questioni di sesso. La formula escogitata quest'anno pare aver funzionato, dato che Sean Deep e Rick Forenbach non hanno messo le parrucche bionde come l'anno passato sedendosi ai tavoli. Di tutto questo abbiamo parlato con una delle donne più solari ed affascinanti che a mio modo di vedere possiate trovare nell'intero circuito del poker. Un po' giornalista, un po' host, un po' giocatrice. Signore e soprattutto signori, a voi Tatiana Pašalić. Well, I don't know if it's discounted for women or it's more expensive for men. I kind of like the idea that it's more expensive for men. I really like that because I kind of had a feeling that the guys are almost abusing the fact that there's a bunch of women there and they were thinking, oh, they're just, you know, a bunch of fish, I'm going to get their money. And I know a lot of women that come to play this event are from different areas of the United States or around the world that only play such tournaments two or three times a year, and they come here and they want to have fun, they want to hang out with the girls, and then all of a sudden you have some guy that's like sitting there and taking everything so seriously. There was no man playing this? Oh, that's great, finally. Finally, they got the message. I did think that guys would not buy in for 10K because, I don't know, I mean, it becomes 10,000 that they can invest in a bigger tournament. But it's also kind of a pride thing. I think their friends would tease them. They're like, what's wrong with you? I played ladies events before. I did not play the one at the WSOP. Oh, something always comes up. But I'm hoping next year I will.
I always save myself for the main event, so that's the only one I'm playing this year. It's throughout the summer I'm kind of support, but when time comes for the main, I'll be there. I have not made any bets, but there's still plenty of time. I could make a bet, I could lose a bet, I could show up in another cat suit. You never know. If I ever get the blues now, sweet baby, all the world, all the highway on my mind, I long to hear that whistle of the freight train and the boxcars as they rattle down the line. Don't fall in love with me, darling, I'm a rambler, though you are the sweetest sweetheart in this world. Hashtag at Vegas per una volta twittiamo di qualcosa che abbia davvero a che fare con i volatili, ma che in realtà il mondo del poker ha mutuato dal gergo ippico. Di che cosa si tratta? Parola a Fabio Coppola. 1, 2, 3. Hashtag Railbird. Cosa vuol dire fare o essere un Railbird? Vuol dire sweatare o stare a fianco a un amico, un conoscente, un compagno quando gioca un torneo. È una pratica non comunissima, alcune persone si stancano a guardare altri giocare, personalmente a me piace tantissimo. Ho fatto da coach a tanti ragazzi qui a Las Vegas, e uno di questi non è proprio un ragazzino, è Flaminio Malaguti, che alla tenera età di 63 anni ha cominciato a diventare un campioncino, perché veramente mi batte pure a me, quindi vince sempre, e io quando lui gioca e non sono impegnato nel mio torneo, o di solito io busto prima, lui c'ha tutte lui, lo vado a guardare. Cosa succede? Railbird vuol dire è come l'uccellino che sta sulla staccionata, io mi metto vicino al tavolo, se il tavolo chiaramente lo permette, che è vicino alla cosiddetta staccionata, e alla transenna, come la vogliamo chiamare, e guardo Flaminio giocare. Molte volte non riesco a vedere le carte, però riesco a vedere il board, e a seconda della puntata di un avversario o del suo re-race cerco di guessare, di immaginare che carte hanno entrambi i giocatori. Poi chiaramente se si va allo showdown si discute della mano più tardi a cena, o addirittura delle volte si discute della mano perché dopo un piatto importante, sia vinto che sia perso, il giocatore in questione si alza e va verso l'amico e discute della mano. Personalmente, se amate il poker, è una delle cose più divertenti da fare. Io l'anno scorso ho giocato tutti i due giorni del main event con due Railbird. Uno era Silvio, che aveva bustato il giorno prima, Silvio Crisari, e l'altro è Paolo Michele Massa, e vi dico la verità, finché loro mi hanno guardato giocare, forse perché mi guardavano giocavo un po' meglio, forse mi impegnavo perché non volevo che poi mi criticassero il colpo, è andato tutto liscio. Come si sono mossi, sono uscito dal torneo. In realtà era una bad beat, ci può stare, fa parte del poker con tante persone che giocano. Però è veramente, se vi piace il poker e volete capire di poker fino in fondo, guardare gli altri giocare è un po' il segreto. Per un torneista i colpi non sono tutti uguali. Farsi scoppiare un pot con 2000 giocatori rimasti oppure essere sculati ad un passo dal tavolo finale non è esattamente la stessa cosa. Delle conseguenze che questo tipo di piatti possano avere sul mindset di un giocatore abbiamo parlato con Massimo Mosele, per tutti Max Shark, uscito in 18ª posizione qualche giorno fa nell'evento 44 di queste WSOP. Il brutto è poi continuare a giocare le USOP con questa cosa dentro, perché accetti molto meno serenamente ogni altra bad bet, ogni altro colpo sfortunato, e non te ne rendi conto, c'hai la rabbia dentro. Però il nostro lavoro da professionista è dover continuare a giocare bene, perché lo dico sempre che una delle regole principali è la disciplina nel gioco, quindi piuttosto win, arrabbiati, però continuare a giocare come sai giocare, ecco. La mano in questione era una mano delicatissima, perché comunque ci ritrovavamo 18 left a 15 minuti alla fine dei 2, che comunque speri di arrivare alla fine del giorno perché sei stanco, aspetti di riprendere energia. Comunque a un certo punto io ho un tavolo
era tutto il torneo aggressivo, ma c'avevo un paio di giocatori particolarmente aggressivi. E quando ho spigliato gli assi assi da piccolo buio contro l'original Razer che era aggressivo, ho già pensato che la mano poteva cambiare destino, parecchio destino del torneo. Però speravo positivamente. Il fatto è che io, quando lui ha aperto 17.000, ho circa 220.000 fish dietro, quindi vado a 46.000, in modo tale che lui, aggiungendo 29.000, giochi fuori set mining, quindi le voglio fare una giocata EV negativa. E il flop viene 10-6-2 con due fiori. È un flop in apparenza buono per me, perché 10-10 io non glielo do, può avere 2-2-6-6. Allora a quel punto lì io betto 60.000 lasciandomene dietro 110, lui fa solo call. A quel punto io, c'è due fiori, io so che la draw non ce l'ha, perché lui se ha la draw lì deve pushare, perché io c'ho dietro 110.000, il pot è diventato già 220.000. Comunque io al turn ripete il 10, quando ha ripetuto il 10 io ho deciso che o ero morto, che aveva full, oppure di lasciarlo bluffare a lui e indurlo al bluff, perché a sto punto o c'è la possibilità che lui sia già drawing dead, se ha full flottato mani tipo asso jack, asso x, asso donna, anche se asso donna probabilmente la forbettava, oppure se ha una coppietta che non ha settato, rischio quel 4% maledetto, che poi se avverato al river, perché il river è caduto combinazione, io checko turn, lui checka dietro, pot è già 230.000, io 110 dietro, checko dietro e lui mi mette praticamente ai resti, sono rimasto con due spicci, ho fatto call e ha girato 3-3, è stata una mano delle peggiori, diciamo, forse la peggiore, perché quando sei lì è un pasto al braccialetto, anche se poi parli con la gente e dici hai vinto 24.000, sì, però il primo prende 600.000, c'è il braccialetto e tutto, cambia tutto, è un colpo al 4% che esci davvero col morale a pezzi. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy. Appuntamento a domani per presentarvi il $50.000 Poker Players Championship con un campione del calibro di Phil Hellmuth. We'll see you tomorrow, guys!